in Francia. Riescono, diciamo, adesso diremo, a fare carriera in tempi molto, molto brevi. Questo ovviamente fa scatenare una serie di invidie e di gelosie da parte proprio di tutta la famiglia, in particolare la famiglia del papà di Gregorio Di Jean-Marie, che è appunto molto giovane e diventa già capo squadra. Pensate a un contesto così molto, molto operaio, molto umile, in cui, diciamo, magari anche, diciamo, un bicchiere di troppo fa scatenare magari anche così tanti episodi di maltrattamenti familiari, che di fatto vengono mantenuti molto coperti, molto nascosti, perché sembra quasi essere un po', diciamo, una normalità in quel contesto. È stato un caso molto mediatico, i giornalisti iniziavano a dire che, diciamo così, la Francia non era in grado di portare, no, il colpevole di questo caso alla giustizia, diciamo così, nazionale. Le notizie grafologiche iniziano a inclinarsi, così come anche quelle foniche. Quindi bisogna rifare tutto da capo. Fare tutto da capo vuol dire che bisognava trovare assolutamente un colpevole, perché... si nasce o si diventa.
eccitante, stimolante, direi gratificante. Ti dà quel senso di potere, di dominio su tutto e tutto. L'ho scoperto magicamente a 10 anni, quando due gattini di pochi mesi, di pochi giorni, si lagnavano con l'esistenza. Poveretti, così piccoli e abbandonati. Troppo facile abbandonare una creatura malata. E allora ho dato loro una nuova opportunità di rinascita, una sorta di rivincita su questo schifo di vita e su quella che avrebbero sicuramente avuto. E le ho salvate alla fine. Mi sono debitore. Con la mente era troppo persistente, era martellante, come un'emicrania improvvisa che ti prende sulle tette. Allora, sono rientrata silenziosamente in cucina, per non farmi scoprire da mia madre. Sempre lì pronta, a cogliermi in fallo, a rimproverarmi anche se respiravo più del sole. Ho aperto lo schifo grigio della dispensa e mi ho preso dello spirito. Mentre la luce ha rifiuto bacio, mi penetra nel cervello, disturbandomi. Bottiglia di plastica da 2 litri, di quelle che si comprano a basso costo in un testamento. Sempre accolto, in uno stato di magica tensione, quasi fastidiosa eliminazione del suo futuro. Il giardino in questo periodo è particolarmente insensato, non fa né caldo né freddo. Piante secche, poco curate, materiali indecifrabili, sparso ovunque, all'aria infusa, senza un senso. Mentre l'odore non si è molto di umido, invade la mia mente. Il disordine mi crea inquietudine, i miei tic aumentano esponenzialmente. Dei movimenti improvvisi, ritmici, dal collo e dalla spalla, accompagnati da un nasale, una vocalizzazione senza senso. Non sono mai riusciti a comprenderne l'origine, come se la scienza risolvesse sempre tutto. Ho raggiunto così quelle creature inermi e lacrimose. Le ho prima smosse con un piede, poi le ho cosparse interamente di spirito, mentre il mio agonio si fa sempre più fastidiosamente intenso. In quei momenti una strana sanazione si fa protagonista della mia bocca infantile. Cerco il mio accendino di plastica, sempre riposto affettuosamente nella mia tasca sinistra. E decido di darlo al fuoco. Ed è da ciò che bisogna partire in questo viaggio, per venire a capo di questo enigma.
di questo abisso radicale, la cui superficie rispecchia le inclinature dell'uomo.